Ciao a tutti, Nesini, oggi sono qui con un nuovo video. In questo video andremo ad aprire questa box di zenpop.jp perché viene dal Giappone ed è una box tutta a tema snack, ovviamente. È una nuova box. Il prezzo più o meno è simile alle altre, diciamo intorno ai 29 euro più o meno, ma c'è una marea di roba, guardate quanta roba c'è, tutta ovviamente di marca, quindi non cose insomma cheap. E infatti vedete anche cose di Yo-Kai Watch, Pokémon, alcuni Popping Cooking e così via. E quindi andremo a vedere uno per uno tutti i vari prodotti. C'è anche un'altra box a tema cartoleria che forse mi arriverà, però se mi arriva lo vedrete poi ovviamente. E io vi lascio il link al sito in descrizione se vi può piacere come box. E ovviamente vi lascio se ce li ho, se me li concedono, degli sconti per voi. Vi faccio vedere anche se riesco sopra, eccola qua, è tutta arancione e bianca, carina, con questo coniglietto super super ciccioso. E niente, io direi di andare a pescare un po' di questi prodotti, li aprirò, ve li faccio vedere da vicino e li assaggio e vi dico come sono. Ovviamente darò i voti da 1 a 5. All'interno della box vi arriva un foglio di ringraziamento con i loro contatti qui. Questo è un codice sconto, se vi può servire. Credo, questo qua. Comunque, in ogni caso, ci arriva questo foglio e in più tutto questo in cui ci spiega cosa sono tutti i vari cibi che troviamo. Ora ve li faccio vedere velocemente, comunque sono davvero tantissimi. Eccoli qua, poi io me li andrò a leggere man mano che li apriamo. Guardate quanti sono. Ora li conto e vi dico quanti sono in totale. Sono 15 prodotti, 15 prodotti, poi dipende da quanto sono grandi, costosi, eccetera. A volte mi pare arrivino anche a 18, se non sbaglio. Comunque, questi sono i fogli che arrivano nella box, ma andiamo subito ad iniziare a pescare qualcosina. Allora, vi faccio vedere intanto il Popping Cooking che ovviamente non andremo a fare, perché ci vuole tempo. Comunque si fanno queste caramelle gommose arcobaleno, come vedete, con i pesciolini. Eccolo qua, con i vari stampini e tutto quanto. Poi magari se riesco vi farò un video con qualche Popping Cooking. Ne ho anche un altro da parte, ma non trovo mai il tempo di procedere. Comunque lo metto da parte e se riesco vi faccio qualche video. Se non riuscissi invece ve li metterò in un giveaway, vediamo. E questa è la descrizione, si chiama Do It Yourself Sea Animal Gummy, quindi appunto caramelle gommose marine. Poi abbiamo questi che mi attirano molto, si chiamano Edamame Kratz Salt, quindi appunto sono salati, hanno quindi del sale, sono fatti con la verdura, questi qua, e poi con la birra a quanto pare. Quindi sono molto molto curiosa, sembrano degli snack salati. E vediamo allora come si presentano. Si presentano, ci sono anche delle tipo mandorle all'interno e poi questi salatini verdi. Ora li andiamo ad assaggiare. Ok, buoni. Sì, sanno di verdura e sono un po' amarognoli per via della birra. Buoni, dai, non male. Gli darei un 4 come voto perché comunque non sono male. Perciò questo voto 4. Poi, continuando col salato, abbiamo queste patatine che sembrano al pesce e al peperoncino, quindi non so se possano piacermi col pesce. Allora, vediamo come si chiamano. Si chiamano Potato Sticks Piquant Shrimp, gamberetto, credo. E niente, vediamo un po' come sono. Ok. Allora, sentiamo l'odore. C'è un minimo odore di pesce, ma neanche tanto in realtà. Sono appunto degli stick. Ok, sapore un po' di pesce sa e peperoncino. Abbastanza forte, direi. Mi piacciono, stranamente. Wow, il peperoncino è fortissimo. Ok. Sì, non sono male. Quindi gli do 3, dai, solo perché a me, per
peperoncino troppo forte non è che piaccia tantissimo, però devo dire che il pesce stavolta non si sente tanto, quindi mi piacciono. Bene, andiamo avanti, quindi approvate anche queste. Poi andiamo con queste che sono tipo alla carne, credo, bistecca, e si chiamano Karubi Potato Fry. Quindi andiamo subito ad assaggiarle. Allora, wow, sono gigantesche. Spezziamone un pezzo. Sono delle tipo patatine. Sanno un sacco di carne. Vedete, si presentano così. Buone però. All'inizio hanno un retrogusto un po' dolciastro, però poi si sente il sapore della carne. Gli do un 5, dai, queste sono molto molto buone. Molto buone queste, sì, approvate. Andiamo avanti e vediamo un'altra cosa salata. Allora, adesso abbiamo altre patatine, si chiamano Sapporo Potato BBQ. Sono al barbecue, quindi salsa barbecue probabilmente. Anche qua sapranno un po' di carne. Quindi niente, eccole qua, la marca è Calbè. Si presentano così, tipo a griglia. Buono! Buonissime, sanno di un po' di brodo. Brodo di carne, brodo di pollo. Buonissime! Sta andando molto bene questo assaggio. Di solito cioè, ci sono sempre cose che non mi piacciono, però queste mi piacciono tutte. A queste gli do un altro 5, mi piacciono veramente tanto. Quindi approvate, questa box mi sta piacendo tantissimo, più di tante altre che ho provato, devo dire. Poi abbiamo questi che non so cosa siano, forse erba cipollina. Vediamo come si chiamano. Allora, Puci Aonori Senbei. Non saprei che sono, però apriamoli. Stanno dentro. Che carini! Sono tipo dei dischetti, credo all'erba cipollina, assaggiamo. Non credo sia proprio erba cipollina, però un altro tipo di erbetta, ma mi piacciono veramente. Gli do però un po' meno degli altri, quindi gli do un 3,5. Sono tipo ostie con questa erbetta. Poi abbiamo queste qua, degli Yokai Watch. Eccoli. E niente, sono tipo pure qua delle patatine, non so che cosa però. Carina la scatola. Andiamo a vedere. Eccola qua, quindi apriamo. È uno sticker, non lo so cos'è. Credo sia uno sticker di questo personaggio qua che è Suekichi, non so chi sia. Comunque è di Yokai Watch. Poi, questa è la presentazione della bustina. Ok, sono tipo degli anelli di patatine. Buoni, non so a cosa siano, però buoni. Non so descrivervelo perché non capisco il sapore. Tipo cipolla, una cosa del genere mi sembra, però buoni. Quindi voto 5 anche questi. Ok, poi abbiamo queste due tart, non so che cosa siano. Si chiamano Soyu Senbei e Extra Soyu Senbei. Ora le apro e vi dico come sono. Allora, sono salate, non ho idea di che sapore abbiano. Sono buone, sono un po' dure però, e a me sembrano quasi uguali di sapore. Le ho assaggiate tutte e due, ma le ho spezzate così, ma sono veramente durissime. E gli do, diciamo, un 3, perché non sono malvagie, però non so di cosa sanno. E ora passerei alle cose dolci. Le gomme dei Pokémon con tra l'altro Primarina stupenda. Credo ci sia dentro uno sticker. E quindi ora le vado ad aprire, non le assaggio, sono alla cola. Però perché sono gomme, però vediamo lo sticker. Ok, eccole qua, sono simili a quelle di Doraemon, quindi tolta questa vi rimangono diciamo i pacchetti delle gomme.
Eccoli qua, ci sono i vari Pokémon di Alola. E c'è lo sticker di Primarina, molto bello. E poi queste altre sono invece di carta. Quindi queste qua, vabbè, le tengo, terrò probabilmente le confezioni, ovviamente. Poi abbiamo questi biscottini, che sono Tabecco Animals Salt. Ah, forse sono salati, sembravano biscotti. Con questi tipo animaletti, quindi andiamo ad aprirli e vediamo come sono. Eccoli qua, sono a forma di animale. Questa è una pecora, c'è scritto sheep, koala, gallina, no, no, piccione. Ok, sì, sono salati. Sono tipo un incrocio tra patatine e biscotti. Buoni, però niente di particolare. Però per la forma gli do un 4, che sono molto originali. Poi questi biscotti che sono invece al tè, credo, con un cuore e dentro è marroncino. Allora, buoni, sapore per me è un po' troppo dolce, quindi gli do un 2 e si chiamano Bisco Caffè Olé, cioè praticamente latte e caffè. Ok. Poi abbiamo questi con questo robot qua, che sembrano tipo brownies al cioccolato. Umai Choco Corn Puffs. Andiamo a vedere come sono. Sono fatti così. No, vabbè, questi sono il top, buonissimi. È tipo riso soffiato, quindi super, super leggeri, ricoperti di cioccolato. Quindi gli do il massimo, gli do 5. Ultime due cose rimaste, quindi terminiamo la box. Allora, questi qua si chiamano Granola Bites. Stranamente, li hanno messi il nome in italiano, granola. Ok. E vediamo, allora, questo si richiude anche la confezione. E sembrano fatti di cornflakes, quindi possono essere messi anche nel latte, credo. Sono fatti tipo così. Ok, buonissimi anche questi, gli do un 5. Sono dei cornflakes con tipo frutta all'interno. Questi invece sono carinissimi con questa foca bianca e orso bianco e pinguino. E sono delle caramelle gommose di tre gusti: arancia, fragola e limone. Eccoli qua. Questo credo che si possa mettere all'interno tipo zucchero, ma noi non ce lo mettiamo. Vediamo questa qua rosa. Ok, buonissime anche queste. Come caramelle gommose gli do un 5 perché non sono appiccicose come le nostre, ma si sciolgono molto prima. E poi anche il disegnino, cioè sono fatti tipo texturizzati come l'arancia vera, troppo carini. Quindi eccoci qua, abbiamo terminato tutta la box. Abbiamo aperto tutti quanti i cibi assaggiati, tutti tranne i Popping Cooking, vabbè. Comunque, abbiamo aperto tutta la box, mi è piaciuta molto, devo dire, ottima, non c'era nessuna cosa che mi ha disgustato come a volte succede, anzi, ce ne sono state molte veramente buone, quindi ve la straconsiglio, vi lascio il link al sito in descrizione e se mi lasciano degli sconti per voi ve li metto tutti in descrizione, quindi ve la super consiglio. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale e vi mando un bacione, partecipate ai miei giveaway, ciao!